Domani si parte per le Hawaii, Morgana. Ti vorrei salutare patto patto sulla testa. Sì. Vorrei salutare la mia pianta, Nana. Ma che è l'ora di dargli i bionutrienti. Che se no mi crepa quando sono tornato fra 5 giorni. E direi di occupare... Oh no, non posso. Oh, vabbè, occupiamo quest'ultima serata facendo niente. Andiamo a dormire, va bene Morgana. Volevo riparare solo un computer. Ehi, non importa, divertiti in gita. Dormiamo. Mi dispiace Morgana non poterti portare, ma sai, portare gli animali in viaggio vorrebbe dire metterti nella stiva. Sono offeso. Stai partendo, eh? Non lasciarti andare solo perché non sono lì a controllarti. Oh, Sojiro. Baderò Futabe al gatto mentre sei via. Mi devi un favore. Oh, ciao, Sojiro. Sono offeso. Ehi. Parleremo del nostro prossimo incarico al tuo ritorno. Non vedo l'ora, me l'ero quasi scordato. Non vedo l'ora. Bene. Dai, non fare l'offeso, piccolino. Patato gana. Patato gana. Murga patato. Murgatato. Ho tanto sonno. Ci metteremo almeno 6 ore per arrivare. Potresti dormire in aereo. Ci provo. È quasi l'ora del check-in. Bene, per fortuna parte in orario. Sembra che spesso i voli per l'America siano in ritardo o cancellati. Sbaglio, Ryuji non è arrivato. Oh. Eccomi! Cazzo, non pensavo di fare una corsa del genere. In ritardo pure oggi? Non ti porti altro. Sono solo 4 notti, no? Dite che non basta. Forse per te, sei poco equipaggiato, ci divertiremo comunque. Ci divertiremo comunque, dai. Giusto, appunto. Immagino di sì. Ehi gente, ci vogliono tutti al gate il prima possibile. Mishima è l'uomo dei messaggi, è come in Skyrim quando ti arriva il postino. Ho una lettera per te, vediamo. Ci facciamo una foto di gruppo prima di decollare? Sì, ci sta. E ci... Tu fai da fotografo, ok? Va bene. Fatemi entrare. Anche tu, Makoto. Va bene, eccomi. Va bene. E andiamo. Dove devo guardare? Oh, che bella la foto. Fammi vedere. Ryuji ha una cosa negli occhi. Cosa? Cazzo, ha ragione. Come hai fatto, Futaba? Ti sorprende? Ho inserito un'app nel telefono di Phoenix. Posso vedere tutto attraverso la sua telecamera. In questo momento stai guardando, vero Phoenix? Non sottovalutare il vero Majed. Oh, bel trucchetto. Sono felice che non sia contro di noi. Meno male che lei non era il vero Majed. Cioè, nel senso, non era il Majed cattivo, diciamo. Ed eccoci qua. Tutti pronti sull'aereo. Ryuji che... Madonna mia. Certo, arrivo subito. Io più sento sta musica questa qui delle vacanze, più sono sicuro di averla già sentita da qualche altra parte, ma non mi ricordo dove. Non mi ricordo dove l'ho già sentita. È quello il problema. How long will you stay? Yes! Ok! Sono giapponese! Perché? Ma perché si deve far sempre riconoscere, Ryuji? Aloha! Aloha! Acira no bus ni notte ne! Nihongo ume! Dio mio! La targa dell'autobus c'era scritto ATL, Atlus praticamente. Abbiamo capito, Ryuji, che sei esaltato. Basta, calmati. Perché troia, di un pugno per calmarti. Fatti addormentare. La madonna, cos'è un jet? Che bello, finalmente un po' di tranquillità. ATL, Atlus.
Ah, due autobus addirittura. Siamo così tanti il secondo anno. Su un autobus di solito ci stanno almeno una trentina di persone. Sì, può essere. Forse anche di più. Forse di più. Saremo 60. Sì, finalmente! Hawaii! Che imbarazzo. Questo è il profumo delle Hawaii. Tra l'altro, che odore è? Me lo sto chiedendo da quando siamo atterrati. Credo sia detersivo per i tappeti. È al cocco. E il profumo della plumiera usata per le ghirlande contribuisce all'atmosfera tropicale. Eccolo, il re delle curiosità. Mi piace soltanto informarmi prima di partire per un viaggio. Allora, dimmi un posto economico dove si mangia bene. Pensiamoci dopo aver risolto il problema delle camere. Non possiamo uscire senza chiavi. Voglio stare in camera con lui. Sei in un'altra classe, Sakamoto-kun. Non posso! Complica l'appello. Ah, un altro rifiuto per te. Scommetto che c'è molta gente disposta a condividere una camera con te. Ma taci, siamo entrambi totalmente fuori posto. Takemaki-san, hai deciso in che stanza stare? Guardali quelle stronzette. No, non ancora. Ti va di venire con me allora? E se per te va bene, ti andrebbe di fare un giro insieme quando ci danno il permesso? Non siamo mai state all'estero. Avere qualcuno che parla inglese sarebbe d'aiuto. Sì, certamente. Beh, a dopo ragazzi. Potresti decidere in fretta? Va bene se stiamo in camera insieme? Mi va bene, vorrei stare da solo, perché me lo chiedi? Ehi, ma hai cambiato bandiera per caso? Di che stai parlando? Ah, basta problemi. Sarai in camera con Mishima-kun, deciso. Comunque, non fare nulla di stupido, ok? Non siamo in Giappone. Oh, Kawakami. Dunque questa è Waikiki. Ci vive un sacco di gente. E ci sono un sacco di edifici alti, come gli hotel. Un po' troppo pulito, sembra un resort artificiale. Guardate quanto è pulito l'oceano. E quelle piante ti fanno davvero sentire tropici. Wow, pensavo Han fosse splendida, ma in confronto alle bellezze straniere, Smettila di guardare, allora, stronzo! Lo pensi anche tu, eh? Queste donne sono fenomenali, non come le ragazze giapponesi. Immagino che sì, non sono il mio tipo, non mi interessa. Non sono il mio tipo. Le preferisci magre, eh? Piuttosto, guardate lì, è il Diamond Head. Oh, l'ho visto dall'autobus. Ma perché lo chiamano così? Ci sono diamanti. In rete si trova qualcosa? Oh, ecco qua. Un tempo la gente ha scambiato la pietra vulcanica per diamanti. Ma che cazzo? Tante vale cercare i posti consigliati a Waikiki. Oh, giusto, volete mangiare i pancake? Volevo comunque. Ed è qua che appare Akechigoro. Stavate parlando di me? Chissà se consigliano punti panoramici. Dovremmo cercare ristoranti economici e apprezzati. Già, andiamo a mangiare bene. Ehi, stiamo sui nostri telefoni a chattare, come quando siamo in Giappone. Anche all'estero possiamo controllare le notizie giapponesi se abbiamo i cellulari. No, non è quello che immaginavo. Dovremmo fare qualcosa di adatto alle Hawaii. Cos'è adatto alle Hawaii? Balliola? Io me ne chiamo fuori. Nell'anime loro, Makoto e Han, vanno a fare la hula. Finalmente possiamo rilassarci. Oh, tra l'altro, sai che cosa che sono cominciate le votazioni sul fansite? Non ho visto. Davvero, anche se c'è parecchio movimento. Il sito l'ho fatto io, ma sono comunque sorpreso. Non riesco a credere di essere parte di tutto questo. Forza ladri fantasma! D'altro canto, hai sentito del tal Akechi, il detective contro i ladri fantasma? Quello attraente. E la sua popolarità è crollata dopo la sconfitta di Majed. Il suo blog è un disastro. Dovresti dirigerlo tu magari. Si dà varie da giustiziere, ma se lo merita dopo essersi scagliato contro di loro. Onestamente, non riesco a concentrarmi sulla gita. Penso sempre ai ladri fantasma. Fatti e vedi di calmarti. Tu no, invece.
Andiamo a dormire. Sei imperturbabile. Una cosa così fantastica non capita tutti i giorni, sai? Ma è vero, mi sento un po' stanco anch'io. Andiamo a dormire. Buonanotte. Buonanotte, Mishima. Voi avete mai fatto una gita all'estero così? Noi mai, almeno nella mia scuola. Il massimo è stato andare a Firenze. Ma c'è solo gente giapponese da queste parti. Pensavo sarebbe stato pieno di aloha, ukulele, balli di benvenuto. Quell'atmosfera costa parecchio, sai? Non credo che degli studenti possano permettersela. Ovunque andiamo, insomma, la storia è sempre la stessa. Ehi, perché sei così spenta, Makoto? Ho dovuto sorbirmi per mezz'ora le lamentele del tassista. Sono abituata a gestire i problemi degli studenti, ma non mi aspettavo di doverlo fare anche all'estero. Deve essere stato terribile. Dovremmo fare qualcosa di più divertente. Siamo le Hawaii, dannazione. La scuola non ha organizzato nulla. Voglio fare immersioni. Non c'è stato abbastanza tempo per preparare un programma strutturato. La stessa mancanza di tempo che ha spinto a usare gli studenti come accompagnatori. Eh beh, certo. Tra l'altro, Phoenix, sei stato con Mishima, giusto? Com'è? Qualcosa di interessante? Parla sempre, dannazione. Davvero, è Mishima-kun che ha messo in piedi il fansite in fondo, no? Il fansite! Sapete, sento la gente parlare dei ladri fantasma sempre più spesso. Parlano veramente di noi. Secondo me sì, siamo già famosi a livello internazionale. Solo parlarne mi fa venire voglia di una matta di tornare in Giappone. Non hai un briciolo di contegno. Vediamo di lasciar perdere queste cose per ore. Dai, è solo una settimana, che cazzo. Fatevela bastare, bastardi. Ma la gente vuole che sistemiamo la società. Non abbiamo tempo di star qui a rilassarci. Giusto, Yusuke, ma che cazzo. Viaggiare all'estero fornisce preziose opportunità e nuovi stimoli. Preferirei rimanere qui. E all'improvviso appare Yusuke. Ciao. Cosa diamine ci fai qui? Ma la tua scuola non doveva andare a Los Angeles? Sembra sia stato impossibile atterrare per via di una terribile tempesta sulla costa. La fortuna. Già che non dava segni di volersi calmare, hanno deciso di atterrare alle Hawaii. Hai le nuvolette di pioggia che ti segue, insomma. Che sia colpa sua anche il temporale al festival dei fuochi d'artificio. Tra l'altro guarda lo sguardo di Makoto. È colpa tua? Vedi di importare tempeste anche qui, intesi? Farò del mio meglio. Tra l'altro, non c'è nulla in programma dopo questo. Voi fate qualcosa? Devo comprare dei ricordini. Mia madre mi ha chiesto di prenderle della roba. Me ne ero dimenticata. Dobbiamo prendere qualcosa anche per Futaba e Morgana. Anch'io pensavo di fare un giro per acquisti. Con quali soldi? Deciso allora. Chissà cosa vuole Morgana. Ragazzi, siamo sempre gli stessi e anche lontani dal Giappone. È vero, siamo sempre noi che pensiamo sempre le nostre cose. Non pensavo che il Big Ben Burger ci fosse anche alle Hawaii. Già, sta diventando molto popolare in Giappone. Immagino vogliono espandersi. Ora che ci penso, ho letto un articolo di recente sul successo dell'Okumura Food. Ah già, la società proprietaria del Big Ben Burger. Okumura? Non è il tizio in cima alle classifiche del fansite? Davvero? Te lo assicuro, su cose del genere non mi sbaglio. Sei fantastico, tu non di certo Okumura Food? Già, non ci ho pensato prima, ma in effetti li conosciamo molto bene. Qual è il problema? Oh, niente di che. Solo una voce che ho sentito sull'Okumura Food. Si dice che tutti i suoi concorrenti esteri si siano misteriosamente ritirati. Lascia perdere, sto solo pensando troppo. Sto prendendo le abitudini di mia sorella. Ma dai. Ehi, perché non facciamo una foto insieme? Per ricordare il viaggio. Oh, buona idea. Quando non stanno discutendo di fansite, si fanno le foto. Bravi ragazzi. Faccio io la foto, venite qua. Sicuro di non voler comparire nella foto? Grazie. Ma dai, e io? Ti chiedo solo di fare in modo che la composizione sia armonica. Riesci a non pensare a queste cose almeno per un secondo? Forza, Phoenix! Sorridete, speriamo venga bene, sorridete. Ehi!
Oh, che bellini che siete. Abbiamo ancora un po' di tempo, vero? Dove andiamo? C'è un convenience store in spiaggia. Che ne dite? Ci andiamo? Un'idea deliziosa. Gradirei molto un po' di ristoro. Bene, andiamo allora. Va bene. Convenience store, foto. Non trovate che qui il cibo sia un po' troppo salato? Forse hai ragione. Oh, accidenti. Ho dimenticato la protezione solare. Vado a comprarne un'altra al convenience store. Vengo con te. Dovremmo aspettare che facciano ritorno. Che noia. A proposito, secondo voi siamo noi i ladri di cui parlano tutti? Secondo te? Se fosse così, sarebbe una figata pazzesca, eh? Sarebbe fantastico, impossibile, assurdo. Sarebbe fantastico. Non ho sentito voci del genere. Sembra fantastico. Visto che siamo qui, perché non verifichiamo se è così? Andiamo in giro. Ehi, conosci il ladro fantasma? Che cazzo vuoi? Vai via. Oh, buona idea. Chiediamo un po' in giro mentre aspettiamo Anne Makoto. Ah, che bello. Ah, è proprio così. Questo è il massimo che possiamo vedere. Allora, ehi tu, conosci il ladro fantasma? I ladri fantasma? Mai sentiti nominare. Voi ragazzi siete giapponesi, vero? Sono per caso una specie di samurai o geisha? Direi che per un genin non è un'idea del tutto sbagliata come idea. Tu invece conosci i ladri fantasma? I ladri fantasma? Oh, quelli giapponesi. Oh, ho letto di loro sul giornale di recente. Perché? Niente, volevo solo sapere se li conoscevi, grazie. Così andiamo in giro alla gente a casa. Conosci i ladri fantasma? Oh, sì, li conosco i ladri fantasma. Sono un loro grande fan. È fighissimo che si occupino dei farabutti. Chissà come fanno a risvegliare i cuori. Sembra saperne parecchio. Cazzo, incredibile quanta gente ci conosce. Che figata. 2 su 3, wow. Quanta gente, eh? Ehi, non è carina. Forse dovremmo farle qualche domanda. Chi? Ah, lei. Ah, il tempo libero è quasi finito. Non dovresti tornare indietro? Che intendi dire? Sei anche tu della Shujin? Dalla gonna, l'hai capito? Proprio così. Tra l'altro il tuo amico biondo sull'aereo non vedeva l'ora di arrivare. Ehi, tu sei quella ragazza che innaffiava le piante. Mi dispiace di avervi spaventati. Sono solo un'altra accompagnatrice del terzo anno. Ho accettato l'incarico per svagarmi un po', ma non sapevo come passare il tempo libero. Se vuoi puoi stare con noi. Eccoci qui. Credo dovrei andare. Ci vediamo. Oh, dai, Haru, non andartene. Scusate, avete aspettato molto? Quella ragazza con la quale stavate parlando, la conoscete? No, è la prima volta che ho avuto il piacere. Dice d'essere del terzo anno come te, Makoto. Già, ma non ci siamo mai parlate. Ah, il nostro tempo libero è finito. Torniamo all'hotel. Quindi il tempo l'avete passato lì a chiedere cose alla gente sconosciuta e loro due a comprare una crema che non useranno. Bravi ragazzi, questo sì che è sfruttare il tempo. Kawakami, come sei carina. Mi dispiace non aver deciso di stare con te. Pensa come ci saremmo divertiti io e te alle Hawaii. Che sto facendo? Mi sento un idiota per essermi esaltata per questo. D'altra parte, siamo in vacanza, quindi... Mi scusi, Prof. Kawakami, per quanto riguarda il programma dopo la spiaggia. Oh, sono arrivata in un brutto momento. Per niente, che succede? Mi dica. Poverina Kawakami. Ah, che palle. Trovato? Uno dopo l'altro, insomma. Cosa hai trovato? Non adesso, sto lavorando. Ah, se la cava anche senza di me. Oh, e come? Serve solo per scherzarvi nel memento. Sono inutile. Micio, mi stai distraendo con i tuoi borbotti. Se hai qualcosa da dire, sputa il rospo. Non è niente. Cosa stavi dicendo? Lasciami! Sei così morbidoso. No che non lo sono. Liscio come la seta. È difficile credere che un umano abbia una pelliccia così morbida.
Non farmelo ripetere, sono umano. Non è che ne sei solo convinto? Anch'io avevo delle convinzioni errate su mia madre. Non è la stessa cosa. Mi conosco meglio di qualsiasi altra persona. Questo è vero. Poverino Morgana. Ci sono sempre più post. Oh wow. Il presidente dell'azienda chiamata Okumura Food sta scalando le classifiche. Ma stai guardando ora, siamo in gita, ti ricordo. Dai, non potevo lasciarvi scappare questa occasione. Si dice che la Okumura Food sfrutti i propri dipendenti. Cose come stipendi bassi per ridurre le spese. Per questo hanno così tanti punti vendita. Non è una novità anche nella vita reale, purtroppo. Yo! Perché sei qui? Ascoltami, il mio compagno di stanza si è portato la sua tipa in camera. Stare con loro era un imbarazzo assurdo. Stanotte dormo qui. Ma ci sono solo due letti. Sto arrivando. Chi sarà? Lo sguardo di Ryuji. Takamaki? Ah, la mia compagna di stanza se n'è andata in quella del suo ragazzo. Casualità, forse. Ti capisco perfettamente. E ha preso la chiave. Ho fatto un passo fuori e mi sono chiusa alle spalle. Non posso tornare in stanza. Oh, anche qui, sei su internet. Le visite dai piesteri sono aumentate sin dal caso del mio Jed. Riuscite a crederci? I ladri fantasma debuttano sulla scena internazionale. Cosa devo fare con le richieste straniere? Non credo che siamo noi quelli a cui chiederlo. Hanno abbattuto me Jed. Mi chiedo chi sarà il prossimo. Tutto il mondo, non solo il Giappone, sta aspettando la prossima mossa dei ladri fantasma. Tra l'altro, che ore sono? Ho un sonno. Mi sento spompato. Sarà quella roba del jet lag. Non ho voglia di andare altrove. Facciamo che dormo qui e basta. Andare alla reception a chiedere la chiave, no? Cosa? Non credo sia una buona idea. Ma sul serio, dovremmo tornare indietro? Dovresti... Ma sul serio? Tranquillo, mi fido di voi. Me l'aspettavo. Ci sono solo due letti. E anche se uno dormisse sul divano, qualcuno dovrà dormire sul pavimento. Chi è lo sfigato? Ehi, carte da gioco, giochiamocela. Va bene, vincerò io. Tiè, ho vinto, stronzo. Sono le Hawaii, mi tocca dormire sul pavimento. Ehi, dov'è Mishima? In bagno. Non è dentro da un po'. La gita scolastica. Shio non vedeva l'ora di venire. Anne. Scusate, non volevo far deprimere tutti. Ma sono passati già 6 mesi, no? Sembra tutto così strano. Già, chi l'avrebbe detto che dei ragazzi scapestrati sarebbero diventati famosi nel mondo? Non pensi però che abbiamo ancora parecchio da imparare gli uni dagli altri? Cose come i nostri gusti delle persone. Forza, Ryuji, sii sincero. Io? Vediamo. Deve avere una bella personalità. Onesta, gentile, magari... E se due ragazze entrambe oneste e gentili si confessassero con te contemporaneamente? Tutte e due brave ragazze. Allora, quella con il corpo più sexy. Per cui a te interessa soltanto l'aspetto. Cosa? La tua prima risposta era superficiale. La seconda è ciò che pensi veramente. Di solito non è la prima la vera risposta. Evidentemente sei davvero quel tipo di ragazzo. Era una domanda trabocchetto. E tu, Phoenix? Forza, vuota il sacco. Qual è la tua ragazza ideale? Dopo averle detto rimaniamo amici, sostanzialmente questo sembra quasi: dai, provaci con me, dai. L'importante è il corpo. Una ragazza intelligente, una volta dal mistero. Non ho preferenze. Una ragazza avvolta dal mistero. Aspetta, ma stai parlando di... Abbiamo risposto con sincerità. Di chi staremo parlando? Ora tocca a te. Qual è il tuo tipo? Qualcuno? Qual è il tuo tipo?
Il mio stomaco! Mi sa che c'è qualche problema. Un attimo, sbaglio, prima ho bevuto l'acqua del lavandino. Tipo, una delle cose che non devi proprio fare quando sei all'estero. Povero Mishima. No, credo sia una saggia decisione. Comunque, delle informazioni sono trapelate, anche se in una rivista di quarto ordine. E le sue indagini sui ladri fantasma non hanno portato a nulla da allora. Sì, c'è una possibilità che, visto il suo rilascio, ci tradisca con disprezzo. Capito, faremo in modo che sia un attacco di cuore. Come sempre, sarà lui a gestire le... Oh, non ci avevo pensato. Ottima idea, signore. Non ha più importanza se ci liberiamo di qualcuno che è connesso a noi. Ormai gli attacchi di cuore, i risvegli del cuore succedono a tutti, quindi che attacchino chi vogliono. Possono uccidere quelli che vogliono. Il nostro viaggio è quasi finito. Domani notte saremo in aereo sulla strada di casa. Maledizione! Non è così che doveva andare! In che senso? Non sei tu quello che ha vomitato tutta la notte? Ce ne siamo andati in giro esattamente come in Giappone. Abbiamo persino mangiato il dannato Big Ben Burger. Come non essere mai partiti. Puoi lamentarti quanto vuoi, ma il viaggio era questo. Ma c'era gente che se l'è spassata con l'amorosa, no? Credo di sì. Ecco cosa manca a questa gita della gnocca. Forza, nel tempo libero di questo pomeriggio dobbiamo darci da fare. Cosa vuoi fare? Avere per tutta la vita un ricordo di un'estate splendida. Alle Hawaii sono famose per le spiagge. Poi, per quel che succede alle Hawaii, resta alle Hawaii. In una giornata ci facciamo dare i numeri di qualche ragazza e stanotte andiamo da loro. Ci state? Anche io? Sarà una figata. E poi nessuno di noi ha ancora una fidanzata che potrebbe arrabbiarsi. Allora, tecnicamente, se avessi detto di sì, per esempio, a Dan, Kawakami o chiunque altro, a quest'ora io ce l'avrei una fidanzata. Anche a Takemi avrei potuto dire di sì. Beh, hai ragione, però. Forza, te la vuoi solo tirare, ma so che anche tu ci stai, ne sono certo. Oh, un messaggio? Chi potrebbe essere? Oh, no, non importa, non ti preoccupare, potrebbe essere qualcosa riguardo tu sai cosa. Forza Mishima, andiamo. Un attimo, che sta succedendo? Andiamo solo noi, Sakamoto. Non guardarmi così. Andiamo a Waikiki, cerca di mostrarti più interessato. Ah. Va bene, vengo, che palle. E se quello fosse stato un messaggio del ladri fantasma, dovrei controllare quando non c'è nessuno. Quindi mi sposto un po' più in là e vado a leggere, no? Ah, in camera direttamente. Ho sentito che la Shugine è qui alle Hawaii e ho pensato di passare a salutare. Avremo un po' di tempo libero per fare ciò che vogliamo. Ti va di fare una passeggiata in spiaggia? Potrebbe venirci in mente qualche nuova mossa. Ho ricevuto alcuni messaggi. Oh, Ryuji, cos'era il messaggio di prima? Era Futaba! No, non dirmi che era di una ragazza! E dai, creiamoci dei ricordi insieme. Abbiamo spaccato sulla spiaggia in Giappone, no? No, questo è l'ultimo momento di tempo libero che mi rimane. Con chi dovrei trascorrerlo? Qui, tra l'altro, si apre un'altra parentesi. Se non avessimo ancora avuto modo di fare la romance, cioè nel senso non fossimo arrivati al rango 9 e 10 con Han, Makoto e con Kawakami, in questo momento avremmo anche loro tre disponibili, però ovviamente gli abbiamo detto di no, quindi andiamo con i fumi. Scusami Ryuji, ma no. Ok, sì, facciamo due passi. Oh, che bello. Ok, ti aspetto col costume. I fumi? Ci stai provando? Ci incontreremo sulla spiaggia. Dovrei sbrigarmi ad andare a mettere il costume da bagno. I fumi? Ti aspetto. Ciao. Non pensavo che saresti venuto. Che bella sorpresa. Oh, sembra che i fumi mi stessi aspettando qui. Ti sembro strana conciata così. Forse dovrei andare a cambiarmi. Ma che, siamo in spiaggia, stai benissimo. Eh? Oh, grazie infinite.
Facciamo due passi. Tutto quello che vuoi, Fumi. Oh, sembra che vendano gamberi. I gamberi simboleggiano una vita longeva. Li proviamo. Sì, non mi dispiacerebbe. Credi che siano buoni? Preferirei dei granchi. Sì, non mi dispiacerebbe. Chissà che gusto hanno. Visto il logo qua sopra, saranno dei gamberi all'aglio. Venite dal Giappone, voi due? Sì. Che mi dite dei ladri fantasma, eh? Quelli che rubano i cuori. Conosce i ladri fantasma? Se ne ho sentito parlare al TG. Vanno di gran moda in Giappone, vero? Beh, se doveste incontrarli, mandategli i miei saluti. E ditegli di risvegliare i cuori della gente, così che tutti amino i gamberi. Certo. Oh cazzo, il proprietario ci ha dato una porzione extra di gamberi fumanti. Minchia, quanta è grossa. Che poi vedo, allora, sulla destra ci sono i gamberi. Credo sulla sinistra ci siano delle verdure. E quella palla bianca credo sia riso, ma non ne sarei sicuro. Oh, hanno davvero un odore pungente. Abbiamo contemplato l'oceano godendoci i delicati sapori di un paese straniero. Oh, che bella cosa. È così bello qui. Mi ci voleva smettere di fissare tutto il giorno una tavola da shoji. Sento che riuscirò a ideare qualche nuova spettacolare mossa appena torno a casa. Oh, i fumi. Ti sei annoiato a stare con me? Forse sarebbe stato più piacevole se avessi scelto degli argomenti più interessanti. Sei perfetta così come sei, Fumi. Sei sempre così gentile. Oh, i Fumi, altra ragazza che avevo scelto. Ma perché devi essere così? Così, cazzo. Questo è per te. Vorrei davvero che ti ricordassi di questa giornata. Un pendente ONU. Grazie. Sembra una tartaruga. Qualcosa di questa pietra trasparente mi ricorda i Fumi. Se solo andassimo nella stessa scuola. Dobbiamo rigiocare insieme? Ci rivedremo ancora? Sì. Mi piacerebbe. Ah! Che dolore! Che dolore a petto! Perché i Fumi mi fai questo? Il sole sta per tramontare. Dovremmo iniziare a incamminarci. Solo un altro po'. Sì. No, ci siamo crogiolati nell'incantevole tramonto hawaiano. Soltanto io e i Fumi. Ah, che dolore. Che poi se non scegli sembra brutto, ma se poi non la scegli, sembra che questa scena sia stata lì per cattiveria. Venir trascinato in giro da Sakamoto è stato terribile. Pensi che anche nelle prossime attività scolastiche succederà di nuovo? Tu e Sakamoto, è una possibilità, vale lo stesso per lui, sopravviverai Mishima, vedrai. Grazie, però non ho esattamente rifiutato l'invito, in fondo... non so, girare con Sakamoto è divertente, ma siamo molto diversi. L'unico modo che ho per salvarmi è trovarmi una ragazza. Oh beh, comunque dobbiamo svegliarci presto domani, vediamo di dormire, ok? Beh, la nostra vacanza hawaiana è finita così. Ehi, siamo ancora aperti. Porta il gatto di sopra. Non hai molti clienti, eh? E se qualcuno entra, puoi sempre dir loro che è un cat caffè. Sai bene che non può funzionare. Maruki! Yeah! Permesso. Che ci avevo detto? Fa sparire quel gatto. No, no, vi prego, non ce n'è bisogno. Scusate. Eh? Un momento, quello è... Ho saputo che Star-kun alloggia qui. E per puro caso mi trovavo in zona, perciò... Ah, capisco. Insegna nella sua scuola, eh? Non proprio, sono un consulente. Beh, e ad ogni modo mi scuso per il gatto. Di solito se ne sta di sopra. Nessun problema, adoro gli animali. Anche se loro non sembrano ricambiare. Che diavolo ci fa qui? Che ci fa qui? Phoenix è fuori per la sua gitarella. Non ne ho idea, è praticamente un alieno per me. Parli con il gatto, è fantastico.
scusa, ti ho spaventata, perdonami, è che lo trovo magnifico, tutto qui. Chiedo scusa per la sua freddezza. Porta il gatto di sopra, ok? Ti dirò io di scendere quando sarà più tranquillo. Forza, Futaba, siamo di troppo qui, andiamo. Ok, me ne vado. Quel libro! Oh, questo! Riguarda una materia chiamata scienza psicognitiva, la conosci? Cosa? Lei è... Mi spiace, ma deve andarsene, non si preoccupi del conto. Eh? Mi scusi se ho fatto qualcosa di... La caffetteria è chiusa, devo chiederle di... Sojiro! Deve restare, non ha senso che cacci via i pochi clienti che ti ritrovi, eh? Sfutaba. Dunque, quel libro è ciò che insegna, è... Signore? Oh, beh... no, niente affatto. Non sono un insegnante. Allora, a che le serve? È solo per un mio interesse personale. Sono anni che studio la materia. Alle volte risulta indecifrabile, ma alquanto utile. È divertente. Divertente? Oh, sicuro. È un ramo scientifico che può aiutare molta gente. Ciò lo rende divertente, no? Meh, sì, mamma la pensava allo stesso modo. Mamma? Anche sua madre la studiava. Ma non capisco perché lei stia studiando qualcosa di simile. Oddio, lei è un consulente del liceo, no? Forse ha senso essere affine al suo campo. Quindi anche tua mamma la pensava così, eh? Si direbbe una donna meravigliosa. Ah sì, la mamma spaccava e mi voleva tanto bene. Parli al passato, eh? Oh, capisco. Beh, sono certo che sarebbe molto orgogliosa. Forza, Mona, andiamo in una stanza senza uomini. Ehi, ma che... Futaba! Mi scusi tanto, gliene preparo un altro? La ringrazio. Il suo caffè è davvero speciale. Grazie. Diamine, le cose stanno proprio cambiando da queste parti. No, Maruki. Maruki è un'ottima aggiunta, secondo me, a quello che è Royal. È un ottimo personaggio, veramente. Anche quest'anno la gita sta finendo. Non avrei mai immaginato di potervi partecipare di nuovo. Però io ho l'impressione di essere rimasto in Giappone. C'è persino Yusuke. Dal canto mio, sono grato che la tempesta non sia giunta fin qui. Può non essere stato il più emozionante dei viaggi, ma ci siamo divertiti. Io ringrazio solo di non aver dovuto affrontare la tempesta. Sono terribili. Allora, cosa hai fatto ieri? Mi stai nascondendo qualcosa? È contro il bro code, eh? Il bro code è quello di Barney. Non te lo dico, sono andato in spiaggia, ero in compagnia. Coso, davvero? Non dire nulla, l'ultima cosa che voglio è la tua amante segreta che mi accoltella alle spalle. Oh no, forse non dovevo dirlo. Guarda che cattive... C'è una delusione cattiva nei loro sguardi. Nello sguardo di Anne e di Makoto. So che non è cambiato in realtà, ma mi immagino la scena. Perché ho detto sia no a lei che a lei. Porca puttana. Sei una persona di merda. Adesso basta, ragazzi. Questa gita è veramente volata. Onestamente, non so se preferirei tornare a casa o rimanere ancora un po' qui. Ehi, perché non compriamo qualche souvenir insieme prima di partire? Oh, ci sto! Permettetemi di unirmi a voi, sebbene non abbia fondi per i souvenir. E l'altro giorno cosa hai fatto, Yusuke, scusami? Ne hai abbastanza per tornare in Giappone, vero? Penso di sì. Non credo di avere problemi. Povero Yusuke. Cosa pensate potrebbe piacere a Morgana e Futaba? I souvenir tradizionali delle Hawaii è il cioccolato? Oh, ma Morgana non può mangiarlo. Però ci ha sempre detto che non è un gatto, quindi forse non c'è nessun problema. Se souvenir deve essere, che sia qualcosa che li faccia impazzire. Perché non ci dividiamo e osserviamo un po' in giro? Va bene. Tra poco parte un meme, ragazzi. Guarda, c'è del caffè con del burro dentro. Pensi che sia buono? Qua giù c'è della polvere di Akai.
Non pensi che si potrebbe passare tutta la vita in un posto del genere? So bene cosa intendi. Haru dall'altra parte. Siamo venuti fin qui alle Hawaii. I doni dovrebbero prediligere l'impatto emotivo e non il gusto. Oh, ben detto! In tal caso... cerchiamo qualcosa che noi non compreremo mai, ma che ci piacerebbe ricevere come regalo. Perfetto. Non riesco a trovare niente. Insomma, è di Futaba e Morgana che si sta parlando. I loro standard di felicità sono troppo alti. Cosa hai preso? Tu hai trovato qualcosa, Yusuke? Una clessidra che misura intervalli di 3 minuti. Perché? Beh, Futaba gradisce molto gli yakisoba istantanei. Soddisfa brillantemente i requisiti di un regalo che non comprerei mai, ma che apprezzerei ricevere. Ma perché non comprarne una in Giappone, allora? Perché non è fatta alle Hawaii? Oh merda, non ci resta molto tempo. Ok, io e Yusuke che cerchiamo di un souvenir per Futaba. Tu pensa a Morgana. Ok. Qualcosa che possa piacere a Morgana. Mi sento osservato da dietro. Meme time. Meme time. Nichi. Wow. Ah, ti voglio bene, Kasumi. Ti voglio tanto bene. Salve senpai. Aloha. Un saluto decisamente più appropriato. Aloha. Aloha. Eh? E lei chi è? Trovato niente di adatto? Quella ragazza. Ah, scusate il disturbo. Sono Yoshizawa, del primo anno. Piacere di conoscervi. Tutti qua, sono tutti alla Hawaii. Fantastico. Oh, ma tu sei la ginnasta. Sì, esatto. Il nostro club si sta allenando qui per i preparativi della prossima gara. E ho incontrato Star Senpai. L'ultima gara si è tenuta da poco, ma tu ti stai già allenando per la prossima. Sei davvero tanto dando tutto a te stessa. Beh, devo assolutamente ottenere i risultati che mi servono per la prossima competizione. La squadra si sta allenando con una preparatrice famosa che vive qui sull'isola. Il caso. Tutti alle Hawaii, tutti nello stesso posto. Le Hawaii è grosso comunque e sono tutti qui. Perfetto. Ci sta facendo sputare sangue. Ogni giorno finiamo con le lacrime agli occhi. Una dedizione simile persino oltreoceano è ammirevole. Dovremmo prendere esempio da te. E che sorriso che ha fatto Yusuke. Già. Buona fortuna per la prossima gara. Facciamo tutto il tifo per te. Grazie. Forse oggi non piangerò ripensando a queste parole gentili. Brutta coglione, dai, muoviti. Però loro mi hanno detto che sono brava, quindi non piango. Ehi, non c'è nulla di male a piangere. Conosci il detto, no? Ciò che non incide, fortifica. Ah, quasi dimenticavo che è finito il tempo. Vabbè, vado a pagare le mie cose. Ah, anch'io. Ci vediamo, Yoshizawa-san. Sì, è stato un piacere conoscervi. I tuoi amici sembrano simpatici. Sono fantastici. Sono strani. Lo penso anch'io. Beh, so che vincerò di sicuro questa volta. Dimostrerò a tutti di che pasta sono fatta. Brava. Patte sulla testa. Cos'è? Visto il mio ultimo posizionamento, però, ho preso questo souvenir come una sorta di assicurazione. Un portafortuna, sembra giapponese. L'ho comprato stamani in un santuario giapponese qui sull'isola. Di solito compro sempre qualche portafortuna prima di una competizione importante. Mia sorella era ancora più fissata di me con le superstizioni. Lei compra ogni volta un portafortuna. Quell'altra mangia sempre il curry prima di una competizione. Ryuji mangia sempre dopo la competizione il ramen. Abitudini strane. Il fatto è che mi ero scordata di prenderne uno prima dell'ultima gara. Ma ora andrà tutto bene. Ne sono certa. Stavolta vincerò. Sarà meglio che vada. Quasi scordavo che devo ancora trovare un souvenir per la mia famiglia. Mi dispiace averti trattenuto così a lungo. Ci si vede più tardi, ok? No, in realtà noi stiamo partendo, quindi ciao Yoshizawa. E torniamo a casa.
Rieccoci qua. Siamo tornati in Giappone! Yay! Che cazzo! Devo andare alla polizia! Mi devo costituire! Il preside Paciotto. Chissà quanto pesa. Non per cattiveria, però dai, è un piccolo blob. Dei fiori, qualcuno è morto lì su quella strada. Pipu, pipu. Devo andare alla polizia. Che cazzo? Sto morendo. Oh, cazzo, non dovevo mangiare tutto quel burro. Ed eccolo qua, crepato male. Caso vuole, proprio in mezzo alla strada, proprio nell'angolo cieco. Ed ecco come finire bene una vacanza, col preside morto. Perfetto. E siamo all'80% di gradimento. Ale! Ehi, bentornato. Ti sei abbronzato un po'? Anche in Egitto ci siamo abbronzati. Com'erano le Hawaii? Aloha. Oh no, l'hanno contagiato. Posso capire. Mentre voi eravate in giro a divertirvi, qui la situazione si è un attimo complicata. Ho sentito che gli oggetti più richiesti al momento sono maschere e lettere di sfida. Ecco un grafico dei profitti dei negozi che trattano questi oggetti. Raddoppiati dallo scorso anno. Sembra che ci sia un'altra domanda per l'oggettistica sui ladri fantasma. Non sapevo vendessero roba del genere. E se ci provassimo anche noi a vendere merchandise del ladri fantasma? Buona idea il copyright tipo il Kerry fantasma? Potrei limitarmi a un po' di ghiaccio secco per dare un effetto fantasmagorico. Sto scherzando, va bene? Mi chiedo cosa ne pensino di questo fenomeno i nostri ospiti. La tua opinione, Akachi-kun? Beh... Eccolo, il detective che odia i ladri fantasma. Spero che scivoli imploda. Le loro azioni seguono un certo codice d'onore. Accolgono la rabbia silenziosa del pubblico e le danno sollievo. È una cosa intelligente. Sono convinto che sia questo il segreto della loro popolarità. Sono sorpreso, la tua posizione sembra essersi ammorbidita. Rimangono comunque pericolosi. D'altronde... No, non dirò altro. Forza, non trattenerti. Oh no, non ci casco stavolta. Dopo l'ultimo contraccolpo ho imparato la lezione. Questi ladri fantasma hanno più consensi della polizia e dei politici. Che sta succedendo alla società? Maleducato. Perché ti arrabbi così? Ehi, devo andare in bagno. Occupati tu dei clienti. Lavati le mani. Ho finito le analisi. Sai, dei dati. Vuoi che ci incontriamo tutti? Va bene. Oh cazzo. Davvero? Jet lag? Va bene, domani. Niente regali, niente sogiro caffè, a lei portachiavi, cose a caso. Cosa? Figo! Un francobollo dei ladri fantasma, non è fighissimo? Chi credi sarà il prossimo bersaglio dei ladri fantasma? Chissà, non vedo proprio l'ora di scoprirlo. Non importa, basta che si sbrighino. E questa è la cosa che odio del pubblico. Una volta che gli dai una manditino, prendo tutto il braccio, la spalla, ti spaccano via tutto. Hai un minuto? Tutto quello che vuoi. Sembra sonnato. Oh no. Attenzione, ho anime stanche. Ieri alle Blanche è venuto uno della Shujin. Cosa? Chi? Aveva gli occhiali e i capelli spettinati. Non so, a me sembra proprio Phoenix. Oh, giusto, è passato Maruki. Il consulente, non si chiamava Maruki? Sì, il dottor Maruki, il consulente. Ha detto che stava studiando la scienza psicognitiva. Anche lui del settore. Non credete che abbia a che fare con l'incidente della madre di Futaba? Oh no, non mi ha dato quell'impressione. Sembrava davvero interessato alla scienza psicognitiva. Non sembrava che la usasse e basta. Quindi ci hai parlato? Sì, un po', sembrava gentile.
Per un estraneo non è facile entrare in sintonia con Futaba. Deve essere bravo. Non credo che bravo sia la parola giusta, ma sì, se la cava. Che c'è? Pure tu vuoi prenotare una seduta da lui? Non vedo perché un estraneo debba sostenere il mio cuore, sondare. Puoi dirlo! Tuttavia, mi domando come sia riuscito a superare la tipica reticenza di Futaba. Non so, abbiamo parlato normalmente. Ma è un ottimo ascoltatore, giusto? Forse ti sei lasciato andare più del solito. Allora è vero, ha davvero delle capacità straordinarie. Di certo ha un'ottima capacità di comprensione per scorgere la verità nel profondo del cuore. Porca vacca, questo qui ha dei poteri. Scorgere, vedere o percepire. Makoto... Ah no, era lui. Makoto, non potresti fare in modo di farmelo incontrare? Cosa? Io? Vuoi davvero incontrarlo così tanto? Per favore, sento che c'è qualcosa che vorrei confessare confermare di persona. Beh, non posso organizzare qualcosa subito, ma vedrò cosa posso fare. I miei più sentiti ringraziamenti. Non vedo l'ora di incontrarlo. Oh, chi è che mi scrive? Una foto dalle Hawaii. Posso una foto che ho fatto alle Hawaii? Oh, che bellina sta foto. Ah, l'ibisco, un fiore di rara bellezza. Il suo colore acceso poi ben si sposa con l'acqua. Vero, eh? Peccato che ci sia Ryuji a rovinare l'immagine. E dai, siamo seri. Un ragazzo può portare un fiore tra i capelli, è troppo strano. Non saprei, il tizio canta a te e lo indossa a meraviglia. Oh, ne arriva un'altra. Ma che cavolo è? Che roba è? Non fa per me comunque. Spero che poi non avrai l'ardire di chiedermi in prestito ciò che appena hai disfrattato. Aspetta, davvero hai comprato quell'affare? Sì, è per i miei sì, è per i miei esercizi di disegno. Scherzi, ma dove hai trovato i soldi? Quando ho mostrato loro il denaro che mi era rimasto, hanno abbassato il prezzo. È un popolo generoso. Wow, la tua abilità di contrattazione deve essere a livello 99. Sono povero. Veramente, cavolo, anch'io avrei voluto uno sconto. Niente del genere, li ho semplicemente resi partecipi del mio entusiasmo. Veicolare le proprie sensazioni può aiutare a superare qualsiasi barriera linguistica. Mi sembra giusto.